Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Wine & Luxury. Iniziamo quindi proprio la nostra trasmissione, sempre con il nostro TG e sempre con le nostre notizie. Subito un nuovo progetto espositivo per Gucci che apre in via Borgo Spesso nel cuore del quadrilatero, il Gucci Circolo Milano, uno spazio temporaneo nel cuore della città dove riunirsi per vivere un'esperienza immersiva alla scoperta della collezione e dei codici della Maison, spiega la nota del gruppo. Pensate, situato in un antico palazzo Gallarati-Scotti, si articola in un susseguirsi di stanze esperienziali e sale espositive, da vivere come uno spazio narrativo attraverso i vari capitoli della collezione Aria, disegnata da Alessandro Michele e presentata ad aprile 2021. Un progetto destinato a proseguire anche all'estero. Sarebbero infatti allo studio altre due Gucci Circolo, a Berlino e a Londra. Tornando al progetto milanese, il percorso inizia da Gucci 100 e termina con la presentazione di The Hacker Project. All'interno delle stanze è prevista anche una listening lounge, una sala d'ascolto, circondata da espositori colmi di vinili, dove è possibile ascoltare brani di artisti da sempre vicini all'universo di Gucci. A disposizione dei visitatori anche la passerella della sfilata di Aria, riproposta al centro della seconda sala, la riproduzione dei profumi e dei fiori di un giardino incantato e una sala da tè. Ancora un'altra notizia, l'alleanza tra agenzia Eyes e Amazon a sostegno del Made in Italy estende la sua portata a due nuovi paesi. Le due nuove realtà hanno confermato l'intesa voluta a digitalizzare e a far crescere le piccole e medie imprese italiane in Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti e da oggi anche in Giappone e negli Emirati Arabi. L'accordo, si legge nella nota, prevede la realizzazione di un piano di promozione e sviluppo per le aziende con prodotti all'interno della vetrina di Amazon dedicata esclusivamente al Made in Italy, questo ci rende felici, nonché un piano di formazione per la vendita online e attività di marketing che promuovono i prodotti e accrescono le vendite all'estero. In più le aziende che aderiranno al programma potranno contare sul supporto degli esperti di Amazon in tutte le fasi del loro percorso, tramite una consulenza dedicata con l'obiettivo di facilitare lo sviluppo e la crescita del loro business. Ancora, quindi continuiamo sempre a parlare dell'eccellenza del nostro Made in Italy, con l'accordo in questo caso quindi sempre della vetrina lanciata di Amazon Made in Italy, che è dedicata, lanciata pensate nel 2015, ai prodotti italiani che possono essere classificati come Made in Italy secondo le normative vigenti. La selezione dei prodotti ha raggiunto quota 1 milione, il numero delle imprese che fanno parte della sezione è cresciuta, oggi pensate sono circa 3.500 gli artigiani che vendono i loro prodotti all'interno. All'interno della vetrina i clienti possono trovare prodotti provenienti da ogni parte d'Italia. Oltre il 10% della selezione su Amazon Made in Italy è presente nella categoria casa e arredo design, oltre il 30% in abiti e accessori fashion e il 10% in cucina e cantina, ovvero food. La vetrina è disponibile nei negozi Amazon in Europa e negli Stati Uniti, nonché anche negli Emirati Arabi, disponibile rispettivamente di oltre 85.000 e circa 30.000 prodotti. E come sempre, dopo aver parlato del lusso e dell'eccellenza, vi saluto sempre, vi lascio con le eccellenze del wine. E questo mi ha colpito molto perché siamo andati nelle Canarie, tra innovazione e qualità. Nasce proprio il primo vino di banana IGP. Il procedimento è quello di sempre, si seleziona il frutto al punto giusto di maturazione e poi fermentarlo in contenitori di acciaio inox grazie all'aggiunta di lieviti. Solo che qui non si sta parlando di vino prodotto da uve, bensì da vino prodotto da banane. L'idea è creativa, è di Platè, un'azienda vinicola di Tenerife, parliamo delle Isole Canarie, che guidata da un'attività di ricerca e sviluppo ha dato vita al primo vino di banana IGP con l'obiettivo di azzerare gli sprechi
legati al commercio e all'esportazione della frutta. La grande distribuzione scarta infatti prodotti che, pur essendo di alta qualità, non rientrano nello standard estetico richiesto per la commercializzazione e che adesso arriva in Italia grazie a Gusto Canario, importatore ed e-commerce, nato dall'esperienza di un gruppo di imprenditori italiani che tra le specialità delle isole Canarie ha selezionato il bianco semisecco e il fruttato a base di banane, vini innovativi dal gusto originale per accompagnare un aperitivo, carni bianche ma anche il pesce, un risotto delicato e anche un dessert. La banana, pensate cari telespettatori, è stata introdotta nell'arcipelago dai marinai portoghesi già nel VI secolo d.C. e ha trovato le Canarie un terreno e un ambiente proprio ideale per la diffusione, fino a rendere queste isole il primo produttore tra i paesi europei. Nel 2017 però 17 milioni di chili di banane sono stati gettati per evitare che il loro prezzo crollasse a causa della sovrabbondanza. In questa ottica, Platè sfrutta una materia prima talmente abbondante nell'arcipelago che in altro modo sarebbe andata buttata. Io veramente faccio i miei elogi e veramente un encomio fortissimo a questa azienda, perché non soltanto non ha portato uno spreco, ma ha reso quello che è uno scarto addirittura un prodotto di eccellenza nel wine. E con questa notizia io vi saluto e subito dopo lo stacco pubblicitario vi aspetto col mio primo ospite. A fra poco. Ed eccoci cari telespettatori, come vi avevo promesso, sono felicissima perché ho l'ospite in studio finalmente e poi una donna, e voi sapete come sono molto legata alle donne. E lei è una grande donna perché nell'ambito del 34esimo Convegno Nazionale dei Giovani di Confindustria a Capri, che si è svolto, è stata eletta presidente per un triennio del gruppo giovani di Asso Calzaturifici. Di chi sto parlando? Della dottoressa Elisa Lanciotti. Buonasera Elisa, buonasera. Per aver accettato il mio invito. Come sempre introduco i miei ospiti, anche a Elisa ho dedicato questa citazione del premio Nobel per la medicina alla grande senatrice Rita Levi Montalcini. Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare null'altro se non la loro intelligenza. E non solo, la diceva appunto questa neurologa che le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno portato due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società. Elisa, questo premio, tu molto giovane, oggi che donna e che imprenditrice ti ritieni di essere? Allora Emanuela, è una bellissima domanda questa. Innanzitutto io mi sento un'imprenditrice fortunata perché alle spalle ho tutto il supporto della mia famiglia. Non c'è stato ancora il vero cambio generazionale all'interno della mia azienda. Che ricordiamola sta a Lancio di Montegranaro in provincia di Fermo. L'azienda si chiama Lancio, produce scarpe da uomo e in provincia di Fermo, quindi è stata inizializzata, è stata fondata da mio padre e tutt'oggi lui è ancora presente in azienda. Come si quindi chiama? Si chiama Alberto. Ecco, Lanciotti. Salutiamo il dottor Alberto che ha creato veramente un impero perché dà lavoro a moltissime. L'azienda è una manifattura proprio a livello familiare, noi siamo 16 in totale all'interno dell'azienda e quindi io mi sento fortunata anche perché si tratta di un contesto di grande famiglia. Essere donna significa anche essere molto sensibili e poi questo premio, questa riconoscenza e questo ruolo che mi è stato assegnato a Capri fa di me una donna imprenditrice con un'altra responsabilità in più, che è quello di seguire il gruppo giovani e per i prossimi 3 anni, che ormai un anno e mezzo è passato purtroppo e ahimè sotto pandemia. Purtroppo sì. E quindi io mi sto concentrando prevalentemente sulla formazione dei giovani e sotto questo periodo pandemico abbiamo organizzato solo della formazione online, che pur rimanendo molto molto importante
è comunque un ripiego perché la Certo. formazione, una formazione in presenza Meglio. è molto più impattante a livello esperienziale e di formazione sia personale che È professionale. vero. Tu hai detto in un'intervista che questa tua presidenza sarà guidata da un trinomio: innovazione, coesione e formazione. Sì, ero partita con degli ottimi presupposti, anche solo il fatto pensare che io sono stata eletta all'interno di un contesto confindustriale, al convegno Certo, nazionale dei giovani di imprenditori, Confindustria. tutto mi faceva pensare di poter allacciare e anche fare dei network e confrontarci con tutti gli imprenditori, i giovani imprenditori italiani di tutti i settori a 360 gradi, quindi magari collaborare con Confindustria Moda e organizzare eventi in modo molto più radicato e molto più trasversale all'interno del comparto manifatturiero che è il Made in Italy, insomma è molto Un'eccellenza, è rinomato nel un'eccellenza. mondo e quindi noi dobbiamo crederci e dobbiamo portare avanti questa riconoscenza che ci viene comunque riconosciuta in Ma tutto sì, il ma tu lo mondo. fai benissimo. E poi so che il focus delle tue attività riguardano molto l'innovazione tecnologica, Assolutamente l'aspetto sì. digitale, l'aspetto marketing. Quindi qua c'è proprio un imprinting Assolutamente sì. femminile. Quindi. Beh, questo era straimportante prima della pandemia e è diventato fondamentale Hai ragione. post pandemia. Quello che non sapevamo fino a qualche mese fa è stato proprio il livello di accelerazione che questo poteva comportare nel nostro sistema È industriale. vero. Oggi siamo tutti molto molto più consapevoli e quindi ci stiamo lavorando, stiamo organizzando Bravissima. per riniziare poi ad affrontare nuove sfide e a formarci proprio su quello di innovare le nostre aziende. Che questo è importante nel 2021 e negli anni a seguire. Come diceva la grande anche scrittrice e saggista Dacia Maraini, ieri come oggi avere coraggio significa per una donna pensare e scegliere con la propria testa, anche attraverso un silenzio nutrito di idee. Qui mi interessa lei, Elisa, ragazza, io so che tu ti sei laureata in economia e commercio, hai fatto tanti corsi. Tu sei stata sempre una ragazza, una donna che ha nutrito la testa con la sua personalità, con le sue idee e a parte il supporto della famiglia, oppure nel tuo iter c'è stata qualche persona a cui dire grazie che ti ha influenzato in senso positivo? Allora, io ho un'idea ben chiara di questa cosa. Per quanto ogni essere umano possa essere molto chiaro e possa andare dritto alla meta, comunque viene sempre influenzato un po' dall'ambiente Che ti che ti circonda. circonda. Io sono stata influenzata positivamente, credo, dai miei genitori, che ringrazio e ringrazierò I nomi quindi sempre. di mamma e papà, I se nomi no, di mamma e papà sono Alberto e Fuliana, pure la signora, che quindi mi hanno io saluto trasmesso entrambi. Bravissima, l'arte e il mestiere e la passione per il lavoro complimenti. e mi hanno trasmesso comunque un ideale di famiglia e di collaborazione perché hanno sempre lavorato tutti quanti a stretto contatto. Tu immagina di avere casa sopra e il laboratorio, quindi Molto bene, scarpe casa e sotto casa. bottega, quindi. E quindi sono nata in una situazione che sì, mi ha condizionato perché mi ha trasmesso delle cose che magari un'altra persona non gli è stato dato altro sicuramente. Certamente. Quindi non lo so, io fin da piccola volevo poi proseguire o perlomeno provare a mandare avanti quello Ti che fa onore. sarebbero che è stato il sogno dei miei genitori. Ti fa Insieme a mio onore. fratello cerchiamo di Il farlo. nome del fratello, se no Mio poi. fratello si chiama Ivan. Ivan, se no poi come un uomo è permaloso e dice non l'abbiamo citato. Bene, e se tu ci vuoi dire anche i prossimi progetti, sia dell'azienda, so che si sta muovendo verso il mercato estero, e tu come presidente, so che adesso andrai nel sud Italia con i tuoi giovani. Allora, sì, l'azienda Lancio lavora per il 90% con retailer o comunque brand esteri, Benissimo. principalmente europei, ma anche fuori dall'Europa. Stiamo lavorando abbastanza bene, il prodotto italiano è ricercato e richiesto in tutto il mondo. Adesso andremo proprio in occasione del prossimo convegno
che generalmente si fa a Capri, il convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria, ma quest'anno, causa Covid, si terrà a Napoli. Noi una quindicina di ragazzi andremo a... Che età hanno, Elisa? Fino a 40. Sotto i 40, dai 20 ai 40 anni. Bellissimo questo messaggio. Sì, una quindicina di ragazzi, calzaturieri, andremo a questo convegno ad ascoltare, perché poi ci sarà il presidente Bonomi, che è il presidente di Confindustria, ministri del governo e anche il presidente dei giovani confindustriali di Stefano. Quindi una grande giornate per parlare di, sempre come dici tu, innovazione, formazione. Io ti ci vedo. Senti, io veramente per te ho dedicato un libro di Rita Levi Montalcini, perché ti vedo così: rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore, uniche coloro che usano entrambe. Tu, per me, nel tuo lavoro e in tutto l'iter di studi anche che hai fatto, hai unito veramente mente e cuore. Continua così, perché si vede che ci metti la passione tantissimo e sei un esempio per noi e per la grande imprenditoria italiana, perché il Made in Italy, cari telespettatori, con tutto il rispetto di altri made, però noi stiamo in Italia e quindi lo dobbiamo promuovere. Elisa con la sua famiglia lo fa. Dovremmo pensare alle donne anche, a fare sempre di più uno spazio anche di calzaturificio. Sarebbe bellissimo. Ce ne sono poche che si occupano di scarpe, perché comunque non è come l'abbigliamento, che è sartoriale, quindi magari più predisposto alle donne. Le calzature ha un ambiente molto più rustico, molto più... Quindi diamo questo messaggio al papà, alla tua famiglia. Devi essere forte, no? Devi essere forte. Devi essere forte. Ti mettono veramente i piedi sopra. È vero. E che dire, cari telespettatori, io ringrazio Elisa, veramente è stata un'amica, una bellissima presenza, e do alla sua famiglia, alla sua azienda, tanti auguri di, come dice un mio collega giornalista, sempre ad Maiora. E l'ultima parte della nostra puntata ve la lascio con due uomini. Voi sapete il primo chi è, l'altro l'avete conosciuto dalla scorsa puntata, che vi parleranno di vino, di cultura. E quindi vi lascio con una citazione di Virginia Woolf, di questa grande scrittrice, anche attivista britannica, che il linguaggio è il vino sulle labbra, visto che si parla tanto di vino. E sempre ancora con Ezra Pound, questo poeta statunitense: la conoscenza non è cultura, il campo della cultura comincia quando si è dimenticato non so che libro è. Che dire, con queste citazioni io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie. Questa sera parlo di una cantina eccelsa, direi unica, quasi unica in Italia, a iniziare la cultura del vino. 700 anni fa i Frescobaldi iniziarono in quel di Firenze questa avventura. I Frescobaldi erano uomini d'arme, erano cultori, erano banchieri, fornitori di papi e anche sovrani, quindi avevano questi appezzamenti intorno a Firenze che erano stati individuati, e direi che con Rufina, Montalcino, Pomino, Colli Fiorentini, la Maremma, il Chianti, questi produttori avevano fatto già una sperimentazione incredibile sui vitigni, e anche non solo autoctoni, ma oggi parlo del Pomino Bianco Beneficio Riserva Castello di Pomino 2019. Questo è un vino che ha un'uva che sicuramente a quei tempi era una novità, Chardonnay. Lo Chardonnay già nel 1850 era in produzione, cominciava la produzione, e siamo a Pomino, Castello di Pomino, siamo un po' fuori dalle piantagioni importanti di pino fiorentino, ma cominciano invece le belle colline, direi quasi montagne, colline alte,
di 700 metri sul livello del mare, ci sono abeti e castagni e c'è un'arenaria, sabbia, e quindi questo provoca una mineralità al vino che è molto interessante. E non è calcare, è proprio sabbia misto ad altri terreni che comunque dà una personalità a questo pomino, a questo Chardonnay. È uno dei primi Chardonnay, fra l'altro, che viene passato in legno, c'è del batonaggio oggi, però è sicuramente il primo in Italia che veniva passato nelle piccole barrique. Oggi si fa batonnage, ma io vorrei anche farvi invogliare a sentire questo vino, che ha un colore giallo paglierino, bello, luminoso, deciso. Quando mettiamo il bicchiere alle narici, 3 secondi e sentiamo dei profumi subito un po' esotici sicuramente, ma la pesca noce, il lime, e poi sentiamo la nespola, quindi anche frutti e fiori gialli che richiamano un po' anche lo zafferano, un po' l'agrumato, un agrumato anche elegante di bergamotto, di pompelmo rosa, quindi agrumi e soprattutto questo, ho pensato al barbaforte, che è come oppure se volete nome Cren o Rafano. Ecco, questi profumi che arrivano con l'ossigenazione, con l'alzare della temperatura, si hanno ancora evoluzioni, ad esempio di erba cedrina, molto elegante questo vino, c'è una lieve speziatura che già si sente all'olfatto, e quando lo mettiamo al palato, al gusto, è un vino direi quasi cremoso, ha una personalità, ha un sapore deciso e ha un quasi, si arriva dall'arenaria al profumo, alla pietra focaia al sapore, finisco con un sapore deciso di mandorla un po' tostata. E io ci sento anche il pistacchio. Per quanto riguarda l'abbinamento, sicuramente crostacei, pesci, tendenze dolci, e ci metto anche delle carni bianche, compreso il maiale, e poi ancora formaggi freschi o semistagionati, sì che questo prodotto liquido vada a sposare il prodotto solido, cioè la preparazione. Se tutte e due insieme alla fine si ha una bocca pulita che ritorna allo stato iniziale, direi che l'abbinamento diventa perfetto. Abbiamo parlato di grande vino, abbiamo parlato comunque di cucina, abbiamo parlato di gastronomia. Vorrei con il mio amico Marcucci Pinoli, conte di qui a Pesaro, parlare di bon ton, viva Dio, anche di accoglienza, e di accoglienza ne sa. Dunque, intanto grazie e complimenti. Un saluto a tutti. Sì, io questa volta ancora parlerò, però, più che del bon ton, che spero abbiano tutti, invece dei problemi attuali enormi che mi fanno soffrire, perché io mi metto sempre nella pelle degli altri, degli ultimi, dei poveri, di chi soffre. Per cui i dati, invece di che migliorare, peggiorano in continuazione. Una cosa incredibile che molti non ci crederanno, ma non mi fa dormire. Perché purtroppo gli femminicidi aumentano in una maniera incredibile in Italia, e così anche le morti sul lavoro. I femminicidi, leggo qui, nel 2021 in Italia sono stati 83 dall'inizio dell'anno e 7 negli ultimi 10 giorni. I morti sul lavoro sono 677
donne e uomini, lavoratori e lavoratrici che hanno perso la vita per lavorare e mantenere famiglie. Allora, se poi aggiungiamo che abbiamo più di 5 milioni di poveri assoluti che non hanno da mangiare, cioè non hanno da mangiare, devono andare a rovistare nell'immondizia per sopravvivere. Allora, questi sono problemi che secondo me sono enormi. Se uno sapesse mettersi un attimo nei panni degli altri, di questi che soffrono veramente, capirebbe che tutte queste discussioni che fanno nelle televisioni, nei talk show, che seguitano a litigare tra loro, parlarsi sopra, per cose infimere, problemi di nessuno, e così anche nei giornali, tirano avanti questi problemi che io chiamo del chiodo schiaccia chiodo, per parlare sempre dell'ultima cosa che viene fuori per nascondere quella precedente, lo scandalo precedente. E nessuno fa niente invece per i problemi veri, insomma anche i politici, se fate caso, stanno lì a zuffarsi, a litigare, sembra, non so, che ce la mettono tutta per ragioni che quasi inesistenti, cioè la vita va avanti lo stesso, solo che chi sta bene sta sempre meglio e chi sta male sta sempre peggio. È inutile parlare così di aria fritta, qui dovevano risolvere le questioni serie, di appunto di femminicidi, tutta la violenza che c'è sulle donne, ma anche tra uomini, su queste cattiverie, malvagità, tutti questi morti sul lavoro che per lavorare, per mantenere la famiglia continuano a morire, e questa povertà assoluta. Su questo non fanno niente. Ora, non serve parlare, devono trovare le cause, come scrivo, dico sempre, ho scritto nei miei libri. Se no, sono tutte chiacchiere. Le cause, bisogna cercare le cause che ci sono, che portano a questa vita che ogni giorno peggiora. Qui stiamo peggiorando paurosamente e nessuno se ne cura. E poi quando uno sta male, va all'ospedale, si accorge che c'è tanta altra gente che soffre. Come io che vado e seguo i malati, mi accorgo che hanno problemi veri e seri che esulano da quello che dicono la televisione in questi talk show assurdi o che vengono così riportati nei giornali. Ora devono fare delle analisi serie sui comportamenti fin dai giovani per cercare di migliorare con il tempo questo andazzo. Ecco perché io mi preoccupo e mi occupo del buon esempio. Questa mia rivoluzione del buon esempio è data dal fatto che non si migliora mai, tanto si è visto, se non partendo da piccoli, da bambini, dando il buon esempio. I bambini imparano a parlare, a camminare grazie al buon esempio dei genitori, poi i genitori in tante altre cose sono assenti, non danno il buon esempio nella morale, purtroppo nell'etica, e vengono su questi ragazzi spesso violenti, spesso vediamo questi atti di bullismo e di incomprensioni tra loro, dovuta alla mancanza di un'educazione fin da piccoli. Poi purtroppo dopo non ci sono più le parrocchie e quindi non si insegna più il minimo di saper stare con gli altri. Nelle scuole non c'è più l'educazione fisica che si studiava ai miei tempi, non c'è più il militare. Quindi dopo vediamo queste cose che sono sempre... Ma una cosa, io non so, sono l'unico, sembra che sia l'unico a vedere questa sofferenza, questo male, questa ingiustizia. Cioè, non so proprio cosa dire, però faccio un appello a tutti, che quelli che mi ascoltano anche oggi, a cercare di dare il buon esempio. Il buon esempio su tutto, dalle grandi cose più importanti alle più piccole. Bisogna invertire questa andazzo dei giornali del cattivo esempio, perché se guardate tutte le pagine ci sono sempre cattivi esempi, dai femminicidi alla violenza e all'ingiustizia, e cercare invece di riparlare dei buoni esempi, perché c'è uno spirito di emulazione che porta a copiare. Allora cerchiamo di far copiare le cose migliori e non parliamo delle cose peggiori. Nanni, io cerco invece di dare un buon esempio sulla gastronomia, anche ai bambini. Certo non faccio sentire il vino, però faccio sentire l'olio, faccio sentire il pesce come si può mangiare, ma soprattutto le verdure, ad esempio, che i bambini non vogliono mai sentire sotto forma di spiritosaggine, non so, del pane ripieno di minestrone dentro,
oppure delle preparazioni dove la verdura viene nascosta ma comunque c'è, tipo polpettine, tipo cose da, anche da giocare. E direi che chiuderei questa cosa con un riferimento proprio alla femmina, perché Pomino, il castello di Pomino, è considerato un appezzamento, un castello femmina, e questo perché si fanno dei vini, questo vino che è gentile, che è un vino elegante, lucente, e chiuderei anche forte, come le donne che devono essere forti e anche gentile. Quindi un vino che piace. Ecco, direi che... è senz'altro ottimo. Tra l'altro io conosco bene i Frescobaldi, tra l'altro Bona Frescobaldi è una mia cara amica. E questo è un vino veramente delizioso, l'ho provato adesso, lo consiglio a tutti. E ti faccio i miei complimenti perché si parla di arte culinaria, si parla di cultura del vino e del mangiare, e quindi è cultura anche tutto quello che tu dici e proponi e fai conoscere, ed è la cultura del buon esempio, perché finché si mangia e si beve cose buone si dà il buon esempio. Auguri a tutti. Grazie e ci rivediamo alle solite pillole della prossima puntata. Grazie a tutti. Buongiorno e buonanotte, buonasera, a seconda di quando lo sentirete e vedrete, a tutti.